Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Ricky03. Oggi siamo tornati in un nuovissimo video della carriera di Riccardo Bianchetti con la sua scuderia Ferrari blu, bellissima blu. Episodio numero 5 o 6, non mi ricordo, va bene, quello che è della stagione numero 3. Vi ringrazio tutti per il supporto che state dando in questa magnifica serie. Like, commento e condivisione come al solito. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Importantissimo signori, perché se non vi iscrivete vi perdete i video ragazzi. Quindi iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Spero vi stia piacendo la serie. Nella scorsa gara siamo andati a fare una gara in Giappone molto molto difficile, infatti siamo arrivati a ridosso di punti settimi, quindi niente di male visto, cioè niente di buono visto che abbiamo la macchina più forte di tutte e non riusciamo a performare al 100%, ma neanche Leclerc ragazzi, non solo io. E nulla, oggi andremo a correre il Gran Premio di Cina e vediamo se riusciamo appunto a darci dentro almeno in questo Gran Premio, visto che nello scorso abbiamo fatto poco e niente. Quindi adesso andiamo a fare il riepilogo solito della carriera. Quindi andiamo a vedere un po' di roba. Allora, messaggi va bene, non ci interessa. Gli specialisti neanche ci interessano, ma gli assegniamo lo stesso. Abbiamo 92 di overall, stiamo andando per il 93 si spera. Le rivalità contro Leclerc, siamo 4-0 per quanto riguarda la rivalità di scuderia. Siamo 46-40 per quanto riguarda la rivalità dei punti. 93 di overall è quello che dobbiamo raggiungere per battere Norris. Vediamo se ci riusciamo. Il grafico della valutazione del pilota va bene così. Stiamo cercando di raggiungere Leclerc come pilota. Per quanto riguarda le prestazioni del veicolo le vedremo dopo. Andiamo subito a vedere per quanto riguarda la classifica, che vede Riccardo Bianchetti quarto a 46 punti, Leclerc sesto a 40 punti e in totale la scuderia Ferrari si porta a 86 punti, secondo posto. Signori, io che vi devo dire, ci proviamo adesso a fare delle migliorie, visto che nello scorso episodio facevamo migliorie e non arrivavano. Incredibile ragazzi, l'abbiamo potenziata fino a questo punto e vediamo, perché al momento abbiamo scuderia Ferrari prima, McLaren seconda, Red Bull terza, Mercedes quarta, Aston quinta, Audi sesta, Haas settima, Alpine ottava, Andretti nona e Infiniti decima. Signori, questo è lo standings dei veicoli prima del Gran Premio della Cina. Dovremmo riuscire a fare qualcosa. Dobbiamo andare alla qualifica sprint, quindi andiamo direttamente nel menu workstation. Weekend di gara soleggiato. Messaggi ok, tutto a posto. Non possiamo sviluppare altro. Direi che possiamo andare direttamente alla qualifica sprint del Gran Premio di Cina. Proprio oggi in Cina si torna gomma rossa per il nostro bellissimo Riccardo Bianchetti, che vuole dire la sua in questa qualifica del Gran Premio di Cina. Andiamo a caricare l'assetto, si spera di trovarlo. Questo è l'assetto, noi ci siamo, andiamo alla qualifica sprint. Largo Bianchetti. Km/h. Ottavi. Niente, niente, non si riesce a performare bene. Settimi, non ottavi. Al millesimo. Niente, non si riesce, non si riesce. Davanti abbiamo Mercedes e Red Bull, che sono meno prestazionali. Incredibile. Noi non riusciamo a imprimere, insomma.
Insomma, eccoci qui per la gara sprint. Inizia la gara sprint. Collisione con Norris. Buona partenza, ottimo lavoro. Norris lì dietro. Quanto cazzo è veloce la Aston Martin in ripresa, zio Pera. Questa gara sprint, siamo al secondo giro. Stiamo cercando di andare a prendere Fernando Alonso. DRS su Alonso. Riccardo anche di giro veloce. Con la media andiamo bene. Abbiamo raggiunto la testa della classifica. Ma Leclerc è primo, no? C'è una Mercedes prima, ovvero Russell. Troll si è riattaccato, io mi sono staccato da Alonso, vai. Olè. Ma guarda quanto è veloce! E vaffanculo, Alonso! Mamma mia, che palle! Vediamo se riusciamo ad acchiappare Hamilton! Otto decimi! Oh, staccati Stroll e Alonso, incredibile! Sto avendo un passo molto forte in realtà, eh! In gara meglio della qualifica. Ultimo giro di questa sprint race. Cerchiamo di massimizzare i punti. Vediamo se riusciamo a prendere anche qui davanti. Giro veloce 1.30.893. Preso Hamilton. Vediamo se riusciamo a prendere la sprint, lo sprint podio. Stanno senza batteria, ma non riesco a sorpassarli, credo, eh. Niente. Quarto posto, ragazzi. Leclerc secondo. Diciamo non il top del top, potevamo andare molto meglio. Però del giorno Riccardo Bianchetti, abbiamo un buon passo gara. Ma la qualifica dobbiamo rivederla. La classifica dice un punto Hamilton, Russell, 3 punti Verstappen, noi meno 23 quarti, classifica costruttori meno 49. Signori, proviamo a vedere che cosa riusciamo a fare in qualifica e gara, perché diciamo che quello è l'importante, la sprint diciamo palle. Qualifica del Gran Premio di Cina. Allora, vediamo cosa riusciamo a fare. Fuchs è primo settore.
Fuxi anche nel secondo, credo. O comunque giù di lì. Signori, clamoroso. Pole position. Riusciamo a fare la pole position contro ogni pronostico, visto che andavamo male in qualifica, ma siamo riusciti a fare la pole position. 4 decimi a Russell, mamma mia. Incredibile, che passo. Tutto un altro Bianchetti durante il weekend di gara, della gara, non della sprint. Mamma mia. Eccoci qui col Gran Premio di Cina. Partiamo dalla pole position. Credo per la prima volta con Ferrari, mi sa, se non voglio dire una cavolata. Scendiamo il carburante perché non vedevo che scendeva particolarmente tanto, quindi scendiamo così. Signori, andiamo. Parte bene Russell. Partiamo bene anche noi, ma gli altri partono a cannone, ragazzi. All'esterno, che poi diventa interno su Leclerc. Dietro George Russell. 7 decimi. Dai, dai, tocca spingere, possiamo fare bene. Però questa veramente, sta Mercedes va veramente fortissimo. Non si capisce come, ma va veramente forte. Siamo Mercedes, Ferrari, Ferrari, Mercedes siamo al momento. DRS abilitato, giro 2. Fuxia, primo settore. Giro veloce, Riccardo Bianchetti, 1.31, 174. Leclerc continua a stare qua. Dai, 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 dai. Sempre su sta curva, perdo un sacco. Passato Russell all'esterno, vai. Passato Russell all'esterno, siamo primi. Ma credo che adesso ci ripasserà il George Russell. È questo il giro del box? No, giro prossimo. Potrei provare l'undercut. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Se Russell si leva dalle palle, però, invece di rompere i coglioni. Anche Alonso rientra. Anche Alonso rientra, ragazzi. Che brutta pista Cina, sì, manco a me piace, raga. Sembra che ci sia stato un problema con la rimozione della ruota anteriore destra. Ma ragazzi, ora non ha senso. Ogni 2x3 sto problema delle cazzo di ruote. Altro di nuovo problemi ai box. È la Ferrari, ho capito, ma questo problema ce l'avevamo in Kickstarter. Ma pure in Ferrari. Anche Alonso ha avuto problemi ai box, 2.7. Non si sa come, ma mi sa che ho comunque fatto undercut. Nonostante il problema dei box. Hamilton ha superato Leclerc, eh sì. Che anche Leclerc abbia avuto problemi ai box. Possibile, assolutamente. Giù a 3 secondi, ma loro hanno già pittato o no? Non lo so. Non credo di aver perso 11 secondi su Piastri. Secondo me devono pittare ancora. No, devono pittare. Ok, io sono primo, quindi. Sono primo a 1.9 da Russell. Nonostante il problema in box, abbiamo fatto un undercut incredibile, a quanto pare. Il momento di boxare, tizi con le medie. Eh sì. Leclerc è quarto. In ottica rivalità va bene, ma in ottica mondiale no. Sono punti persi. Più uno Sium, eh sì. Abbiamo ripreso la nostra P1. Lando Norris è fuori dalla sessione. Si è ritirato Lando. Buono. Contro Red Bull sono punti guadagnati. Va benissimo. Mi avrebbe fatto più piacere vedere una Mercedes ritirata. O una Aston Martin, ma va bene così. Bene, Russell mi sta raggiungendo. Veramente difficile tenere un buon passo. Nonostante con le medie in sprint andavo bene. 12° giro, dai, dai, dai. Spingere forte. Sto cercando di fare cose diverse, traiettorie diverse. Accelerare prima, accelerare dopo. Per cercare di tenere Russell dietro.
Siamo arrivati all'ultimo giro, ragazzi. Ultimo giro. Ultimo giro. In questo weekend di gara sembrava non averne Riccardo Bianchetti, vista la qualifica sprint. Poi in sprint, diciamo, ha trovato un passo gara interessante, riuscito a prendere un po' di punti. Poi la pole position, così inaspettata dal nulla. E adesso è in prima posizione, nonostante i problemi tecnici ai box, nonostante tutto, nonostante un passo che non è perfetto, nonostante qualsiasi problematica, Riccardo Bianchetti è a metà del settore numero 2, vuole andare a vincerla, riuscito a tenere dietro Mercedes, che è un animale di macchina quest'anno. Leclerc per fortuna è riuscito a ripassare ed è tornato in terza posizione, quindi probabilmente sarà un doppio podio Ferrari. Spingi per l'ultima volta quell'acceleratore, Riccardo Bianchetti. Signore e signori, Riccardo Bianchetti è riuscito a fare tutto il possibile ed ha vinto qui in Cina. Buono. Si è rifatto dopo un weekend disastroso in Giappone. Riusciamo a prendere primo e terzo posto, 31 e 22 punti. Buon punteggio. La classifica dice Riccardo Bianchetti quarto, Leclerc quinto. Siamo cortissimi con la classifica. Russell leader mondiale, Verstappen terzo, Hamilton a 5 punti e noi a 14. Costruttori meno 38, ragazzi. È tirata con Mercedes, è tirata. Mercedes ha fatto una bella macchinina a quanto pare quest'anno nel 2026. 48% di apprezzamento contro quello di 52 di Leclerc. Signori, abbiamo finito anche questo weekend di gara. Abbiamo un altro incontro segreto, ragazzi. Dopo quello che abbiamo fatto con Mercedes, abbiamo un altro incontro segreto. Ci sarà un'altra scuderia che ci vuole offrire il contratto, a quanto pare. Questo lo scopriremo nel prossimo episodio, come scopriremo tutte le migliorie, come potete vedere sulla sinistra, che stanno arrivando. Ragazzi, grazie mille a tutti. Like, commento e condivisione come al solito. Iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, e conto la descrizione per non perdervi nessun mio nuovo video. Ragazzi, io vi ringrazio calorosamente di questo, di tutto, della compagnia e quant'altro. Ragazzi, grazie mille. Noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti e ciao da Righi.